a tutte e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per girarvi il video sulla mia hair care routine a base di erbe ayurvediche ed erbe tintorie. Quindi un video dove vi rispongo nel dettaglio quali sono gli impacchi che faccio mensilmente, settimanalmente, con quale cadenza appunto li faccio, come mi organizzo di solito, eccetera. Siccome appunto è un video che sia qui su YouTube che su Instagram mi avete richiesto in diverse, appunto sono qui per girarvelo. Mi sono fatta una scaletta e mi sono appuntata alcune cose perché non volevo dimenticarmi di dirvi niente. Quindi inizierei subito con darvi una breve introduzione a quello che è la tipologia di capello che ho, eccetera. Dunque, io partivo da una base di capello tendenzialmente grasso alla radice e punte molto secche. Questo circa 4 anni fa, fino a che non ho deciso appunto di intraprendere la strada del bio e di abbandonare completamente tutto quello che era siliconico e compretolati, eccetera. Quindi ho iniziato appunto il mio percorso abbandonando appunto gli shampoo siliconici, quelli classici da supermercato, e iniziando ad orientarmi su dei prodotti totalmente naturali e biologici. Non ho fatto un vero e proprio passaggio come verrebbe detto di fare, ovvero passare dai siliconi ai prodotti conici accettabili e poi comunque a quelli biologici per dare appunto la possibilità al capello di abituarsi gradualmente, ma ho fatto totalmente un passaggio appunto al bio. I miei capelli appunto non hanno risentito molto di questo passaggio brusco, diciamo, hanno reagito abbastanza bene, cioè nel giro di circa un mese si sono ristabilizzati. Appunto, quindi avevo iniziato con shampoo e balsamo bio per poi iniziare circa 2 anni e mezzo fa ad utilizzare anche le erbe ayurvediche e tintorie per la cura appunto dei miei capelli, quindi le ho introdotte nella mia hair care routine. Devo dire che da quando ho iniziato ad utilizzare le erbette introducendole nella mia hair care, i miei capelli sono totalmente migliorati, in quanto ad oggi ho dei capelli normali, non sono più totalmente grassi come li avevo prima, ho veramente tanto grassi alle radici e le punte non sono così tanto secche come lo erano prima. Quindi i capelli, cioè le erbe ayurvediche vi aiutano e vi rivoluzionano veramente il capello, lo fanno rinascere, ecco. Sì, nel senso, già partire appunto dall'utilizzo di shampoo e balsamo, maschera, biologici, il cambiamento sul capello si nota indubbiamente, ma io ho notato questa esploa appunto di miglioramento totalmente con l'utilizzo delle erbe ayurvediche. Praticamente i miei capelli appunto si sono rivoluzionati e sono diventati veramente bellissimi, senza più doppie punte, si sporcano meno in fretta, le punte non sono così tanto secche. Difatti ho qui vicino alla mia postazione la maschera, sì, la maschera, scusatemi, la crema ristrutturante di Bioficina per le punte, che praticamente è lì, diciamo, non la utilizzo più con la frequenza con la quale la utilizzo prima, di inserire e di fare impacchi costanti e assidui ai capelli con queste erbette. Quindi vi straconsiglio, se appunto siete interessati, di provare o perlomeno di provare appunto a intraprendere questa via, quindi a darvi anche voi alle erbe ayurvediche. Poi, allora, dopo questa breve introduzione vi parlo un attimo del numero dei lavaggi che faccio solitamente ai capelli durante la settimana, e partiamo appunto con la carrellata di impacchi e la cadenza con il quale li faccio. Allora, io solitamente lavo i capelli 2 volte a settimana, tendenzialmente il mercoledì e il sabato. Il mercoledì, che comunque è il giorno frasettimana nella quale io ho meno tempo di poter spignattare e quindi fare i miei impacchi, mi dedico all'impacco oleoso, che faccio tendenzialmente con questo prodotto qui, che è l'olio all'amla di Cavilli, scusatemi, è questo prodotto qui, che ha questa colorazione bella scura, bella densa, che viene appunto con il suo contagocce. Vi ho già parlato e vi ho già fatto vedere questo prodotto anche in altri video. Questo appunto è il prodotto, non lo tiro troppo fuori perché rischio di altrimenti imbrattarmi tutta. Comunque, questo è un olio fantastico, è a base di olio di semi di girasole. Poi all'interno contiene il brahmi, il bringara, insomma, contiene anche altre
altri, l'olio di sesamo, l'olio di mandorle, insomma contiene anche all'interno altri olietti che vanno veramente a ristrutturare il capello. Io lo applico tendenzialmente, come vi ho già detto, sulle radici, ben inumidite, applico un po' di prodotto, mi metto a testa in giù e faccio un breve massaggio di circa 5-10 minuti, per quanto poi comunque riesco. Impellicolo il tutto e lo lascio se possibile tutta la notte. Quindi, se devo andare a fare l'impacco notturno, lo faccio il martedì sera e il mercoledì mattina mi vado a lavare i capelli. Quindi vado a fare questa tipologia di impacco che mi sono imposta di fare una volta a settimana perché ho notato appunto che stimola tantissimo la crescita, rinforza il capello già dalla radice, favorisce favorendo la crescita, si notano anche la formazione e la crescita di nuovi capelli. Ci sono veramente dei nuovi baby hair che stanno nascendo perché appunto mi stimola tantissimo la crescita. E mi sono cresciuti veramente in modo esponenziale da quando utilizzo costantemente questo prodotto. Quindi vado a fare questa tipologia di impacco e al mattino vado a risciacquarlo con uno shampoo bio classico. Gli shampoo che mi piacciono tantissimo in questo periodo per risciacquare quell'impacco lì oleoso, che comunque ha bisogno di uno shampoo sì delicato ma non troppo perché non vogliamo rimanere appunto con i capelli unti. Quindi vado a utilizzare o questo qui, che è quello della linea Luce D, bio shampoo per capelli neri, indigo e ambra di Scintilla Bio, ottimo shampoo. Oppure vado ad utilizzare questo qui della Thea Natura, questo qui che è l'argilla del Marocco, ovvero Alga Sol, anche questo ottimo, riesce a rimuovere l'oleosità appunto del capello senza andare poi comunque a sgrassarlo troppo. Oppure il mio shampoo preferito, che è questo qui all'amla, che lava divinamente, dà volume e lucentezza ai capelli. È veramente un prodotto che io ho terminato di comprare negli anni non so quante volte. Quindi, nel periodo della settimana, quindi il lavaggio infrasettimanale che vado a fare, lo vado a fare con lo shampoo classico dopo aver fatto l'impacco oleoso. Quindi tutte le settimane impacco oleoso durante la settimana. Poi il secondo lavaggio appunto lo vado a fare il sabato e lo vado a fare in concomitanza dell'impacco più consistente, quindi quello con le erbe vere e proprie, con le erbe in polvere. Poniamo, io ho stilato qui una, appunto un mese tipo, per farvi capire un attimo la frequenza con il quale vado a fare i seguenti impacchi. Allora, quando vado a fare un impacco con le erbette, vado a lavare prima i capelli non con uno shampoo, ma con lo Shikakai, che è questa erbetta appunto lavante che va veramente a sgrassare bene i capelli e a favorire appunto una migliore ricezione da parte del capello dell'impacco che si va a fare. Quindi il lavaggio lo faccio con questo prodotto qui. Non vi preoccupate perché comunque a breve uscirà il video anche nel quale appunto vi faccio vedere il lavaggio dei capelli con questo prodotto, quindi se riesco già nella settimana ve lo pubblico, altrimenti prossima settimana lo vedrete. Vi lascio anche, cose che non ho detto prima, il link nel box informazioni al video in cui vi facevo appunto una carrellata di tutte queste erbette e vi elencavo le proprietà che ho girato qualche settimana fa, ve lo lascio qui. Comunque, lavo prima i capelli con questo prodotto qui e poi, poniamo che sia appunto la prima settimana del mese, vado a fare l'impacco tintorio. In questo caso io solito, fino adesso facevo questa tipologia di impacco qui, che è un mix di erbe tintorie già pronto, questo è quello della Kadee. Anche di questo vi ho parlato in altri video, vi ho fatto un video recensione più applicazione e un video confronto con il mix di tintorio vegetale dell'Ennetica della Saponaria, che comunque vi lascio tutti i link qui nel box informazioni, così è più semplice da ritrovare. Quindi vado a fare l'impacco tintorio, che può essere appunto questo, oppure ora mi sto dando all'Henné nudo e crudo, ad esempio questo qui delle erbe di Janas, che è l'Henné rosso freddo. Quindi vado a fare l'impacco appunto tintorio per i capelli, vado a dare una botta di colore. Fatto questo, appunto, lavati i capelli, vado ad applicare questo impacco qui, risciacquo, balsamo e risciacquo acido e sono a posto. Quindi la prima settimana, appunto, impacco oleoso e impacco tintorio. La seconda settimana, impacco oleoso ed impacco, solitamente lo vado a fare anticaduta. Quindi mi piace una volta al mese fare un impacco anticaduta, che vado tendenzialmente a fare con il Brami. Questo qui in questo caso è quello delle erbe di Janas e il Bringarai,
anche questo delle erbe di Janas, anche di questo vi ho fatto un video sui miei rimedi naturali preferiti anticaduta, dove inserivo questi due prodotti qui che vi lascio sempre nel box informazioni, uniso alla polvere di Amla. Questa in questo caso è della Ash. Comunque, insomma, queste tre sono le erbette base che vado ad inserire nel mio impacco anticaduta. Va veramente tanto a contrastare la caduta dei capelli, li lucida, li rinforza veramente tantissimo. E inserendolo una volta al mese ho notato appunto che i capelli sono più elastici, insomma. Mi piace tantissimo questa tipologia di impacco su un capello come il mio, che specialmente in questo periodo ha perso veramente tanti capelli e li va veramente a rinforzare già dalle radici. Quindi siamo alla terza settimana. La terza settimana vado a fare sempre il mercoledì l'impacco oleoso e il sabato lavaggio con lo Shikakai e poi vado a fare un impacco rinforzante che solitamente faccio con il Cidre. Questo qui in questo caso è di Aromazone, sarebbe chiamato volgarmente Enne Neutro perché appunto ha le proprietà dell'enne, quindi rinforzante, volumizzante e lucidante, ispessente del capello, veramente lo ispessisce tanto, ma non va a colorare, oppure la Cassia che ha le stesse proprietà. Questa in questo caso è dell'Acadine. Vado a fare un impacco con questi, uno dei due prodotti, oppure mixo insieme questi due, sempre uniti alla polvere di Amla, perché secondo me la polvere di Amla non deve mai mancare in ogni impacco perché rinforza tanto e lucida veramente tanto i capelli. È una manna dal cielo, non l'abbandonerò mai più. È, se vogliamo, la mia erbetta per i capelli preferite. State attente se siete bionde o comunque avete capelli molto chiari, perché l'Amla può scurire leggermente i capelli, quindi vado a fare questo impacco qui, appunto bello rinforzante e nutriente per i capelli. Quarta settimana, quindi siamo appunto dopo aver fatto l'impacco tintorio, l'impacco anticaduta e l'impacco appunto rinforzante, vedo se è il caso di andare a rifare nuovamente la tinta, quindi o rifaccio un impacco tintorio oppure faccio un impacco se vedo che ho leggerissima ricrescita ma non ho tempo di fare l'impacco tintorio, vado a fare un impacco come si dice tonalizzante, e solitamente utilizzo la maschera di Scintilla per capelli neri. Ora io l'ho terminata, appunto, eccola qui, scusate, prendo il tappo perché posso fare, eccolo, questa qui per capelli neri appunto di Scintilla. Quindi vado a fare un impacco o tonalizzante con questi prodotti qui, oppure vado a fare un impacco purificante. Tendenzialmente anche questo è un impacco che vado a fare una volta a settimana, in quanto ho bisogno comunque una volta ogni tot tempo di andare a sgrassare bene in profondità e a purificare bene la cute, e lo faccio con la polvere di Nim, che è questa qui. È veramente una polvere fantastica perché appunto è purificante, è antiforfora, è antisettica, insomma disinfettante, è veramente un'ottima polvere. E questa appunto la vado a fare prima dello shampoo, perché appunto non essendo lavante la vado a fare bene prima dello shampoo e poi la lavo con appunto lo Shikakai. Tutti questi impacchi possono essere intercambiabili, quindi vi ho fatto adesso una scaletta tipo dei miei, mettendovi appunto i miei impacchi preferiti e quelli che faccio comunque mensilmente. Però possono essere appunto intercambiabili, ad esempio l'impacco che ho fatto nella settimana 1 di questa settimana lo posso fare nella 3 del prossimo mese. Questo sta a voi a capire la necessità appunto del vostro capello alla volta in cui andate a fare l'impacco. Non sono ovviamente leggi o una scaletta prestabilita che anch'io faccio praticamente, perché come vi dicevo adesso, se ho bisogno di alla terza o alla quarta settimana di rifare la ricrescita e o di tingere il capello, vado a fare l'impacco tintorio e quello che era destinato a quella settimana, che ad esempio è quello purificante, lo vado a fare la settimana dopo. Insomma, questo sta a voi. Sta a voi anche il fatto di capire qual è l'impacco appunto che serve al vostro capello. Se voi avete un capello comunque di tendenzialmente secco e non avete bisogno di fare l'impacco purificante con il Neem, ad esempio,
fate un'altra tipologia di impacco. Questi appunto erano i miei impacchi preferiti per la mia tipologia di capello e che hanno appunto risanato e riportato alla vita i miei capelli, perché io adesso non ho veramente neanche una doppia punta e per me praticamente non è un vanto anche poterlo dire, perché l'impegno che ho messo costante nella cura dei miei capelli adesso mi sta dando bellissimi risultati. Io non taglio i capelli da maggio e veramente non ho doppie punte, sono cresciuti tantissimo, sono veramente forti e la cosa che mi fa capire appunto che sono sani sono la gente quando vado in giro che me li tocca, mi dice che ho i capelli, sono veramente lucidissimi, sono bellissimi. Tendenzialmente continuo a dire che ho i capelli fini, però la gente o comunque gli esperti del settore mi stanno dicendo no, non hai assolutamente un capello fine, anzi il tuo è un capello veramente spesso e questo appunto lo devo solo e soltanto alle erbette ayurvediche che mi hanno appunto, come vi dicevo prima, rivoluzionato il capello. Quindi niente, questi erano tutti i miei prodotti barra erbette barra impacchi preferiti e la mia routine appunto mensile. Fatemi sapere con un commento qua sotto se avete qualche dubbio, qualche domanda, io cerco di rispondermi quanto prima. Iscrivetevi alla mia pagina Instagram, al blog e alla pagina Facebook e al canale per non perdere nuovi video. E vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!